James Allen. Sei come pensi di essere. Guida pratica alla trasformazione della tua realtà. È un audiolibro, Area 51 Publishing. Nota sull'autore. James Allen nasce a Leicester, in Inghilterra, il 28 novembre 1864. Figlio maggiore di due fratelli. La sua è una famiglia molto povera. Il padre è operaio tessile e la madre è analfabeta. A seguito della crisi dell'industria tessile, il padre di James tenta l'avventura negli Stati Uniti per cercare un nuovo lavoro e offrire un futuro alla sua famiglia. Appena due giorni dopo il suo arrivo a New York, però, viene derubato e ucciso. All'età di 15 anni, con la famiglia sull'orlo del disastro economico, James è costretto così a lasciare gli studi e a trovarsi un lavoro. Svolge l'attività di impiegato amministrativo per quasi 20 anni. Nel 1893 si trasferisce a Londra, dove comincia a maturare l'inclinazione alla scrittura e alla meditazione, grazie a due eventi fondamentali per il suo equilibrio emozionale e la sua evoluzione spirituale. L'incontro con Lily Louisa Oram, che sposerà nel 1895, che gli starà accanto tutta la vita e che dopo la sua morte sarà la prima e più appassionata divulgatrice della sua opera, e la collaborazione con la rivista filosofica e spirituale The Herald of Golden Age, l'araldo dell'età dell'oro. Grazie all'esperienza maturata con questa rivista, decide di dare una svolta definitiva alla sua vita. Lasciare il lavoro di impiegato, trasferirsi a Ilfracombe, sulla costa sud-occidentale inglese, luogo ideale per il raccoglimento e la meditazione, e dedicarsi interamente all'attività di scrittore. Esordisce nel 1901 con il libro From Poverty to Power, dalla povertà al potere, e l'anno successivo, oltre a dar vita a una nuova rivista, The Light of Reason, la luce della ragione, poi ribattezzata The Epoch, l'epoca, ottiene un grande riscontro con Sei come pensi di essere, ispirato al passo del libro dei Proverbi. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. 23:7. Oggi l'opera è conosciuta in tutto il mondo e con la sua celestiale brevità, con la sua straordinaria comunicatività, la sua incisività e raffinatezza, è una pietra miliare del pensiero positivo e della scienza della mente. Fino alla sua morte, avvenuta nel 1912, Allen ha continuato a pubblicare da uomo libero, economicamente autosufficiente e in pace con se stesso. La sua rivista The Epoch è un libro all'anno. Ci ha lasciato 19 opere, nessuna delle quali speculativa, ma tutte frutto dell'esperienza. 19 potenti guide pratiche per trasformare la nostra realtà. Così la moglie Lily Allen, curatrice delle sue opere postume, riassume la sua missione di scrittore. Non ha mai scritto testi teorici, né ha mai scritto libri per amore della scrittura, ma solo quando aveva un messaggio da comunicare. E il messaggio diventava tale solo quando lo aveva vissuto nella sua vita, sperimentato in prima persona e si era accertato dei risultati raggiunti. Premessa. Questo piccolo volume, risultato di meditazioni ed esperienze, non va inteso come un trattato esaustivo sul potere del pensiero, tema sul quale è stato scritto tanto. Più che indicazioni, trovate dei suggerimenti rivolti a stimolare uomini e donne verso la scoperta e la percezione della verità. Siete voi creatori di voi stessi. Ciò accade grazie ai pensieri, che permettono di scegliere e rassicurano. È la mente la grande tessitrice sia dell'abito interiore, ovvero del carattere, sia di quello esteriore, ovvero delle circostanze. Quindi, se fino a questo momento non ha tessuto che ignoranza e dolore, d'ora in poi potrà tessere la vostra illuminazione e felicità.
1. Pensiero e carattere. L'affermazione «come un uomo pensa nel suo cuore, così è» non riguarda solo ogni essere umano, ma si estende a tutte le condizioni e le circostanze della nostra vita. Un uomo è letteralmente ciò che pensa. Il suo carattere è la somma di tutti i suoi pensieri. Come una pianta germoglia dal seme, e senza di esso non potrebbe esistere. Allo stesso modo ogni azione di un uomo germoglia dai semi nascosti nel suo pensiero, e non si potrebbe rivelare senza di essi. Possiamo applicare questo concetto sia agli atti definiti spontanei e non premeditati, sia a quelli compiuti deliberatamente. L'azione è il fiore del pensiero, e gioia e sofferenza sono i suoi frutti. Così l'uomo raccoglie i frutti dolci e amari del suo stesso pensiero. Il pensiero nella mente ci ha creati. Quel che siamo è stato creato e costruito dal nostro pensiero. Se la mente di un uomo ospita cattivi pensieri, il dolore gli va dietro, come il giogo trascina il bue. Se egli dimora nella purezza del pensiero, la gioia lo seguirà, come la sua stessa ombra. È sicuro. L'uomo è un essere in costante crescita, non una creatura artificiosa, e causa ed effetto sono tanto assoluti e inequivocabili nell'oscuro regno del pensiero, quanto nel mondo delle cose materiali e tangibili. Un carattere nobile e divino non è frutto del caso, bensì il risultato naturale di uno sforzo perpetuo del pensiero positivo, l'effetto di un lungo contatto con pensieri divini. Un carattere ignobile e bestiale, allo stesso modo, è la conseguenza del continuo rifugiarsi in pensieri spregevoli. L'uomo si crea o si annienta da solo. Nell'arsenale del pensiero, egli forgia le armi con cui distruggersi. Egli realizza anche le armi con cui costruire per sé dimore celestiali di gioia, d'energia e di pace. Ascende alla divina perfezione tramite una corretta applicazione del pensiero. Dall'abuso e dalla cattiva attuazione del pensiero, egli sprofonda sotto il livello bestiale. Fra questi due estremi si contano tutte le sfumature graduali del carattere. L'uomo è l'unico loro artefice e signore. Tra le più belle verità sull'anima riportate alla luce in quest'epoca, nessuna è più gioiosa e piena di divine promesse e di fiducia come questa: che l'uomo è il signore del pensiero, scultore del carattere, artefice delle sue circostanze, del suo ambiente, della sua realtà e del suo destino. Come un essere che possiede potere, intelligenza e amore, l'uomo che è padrone dei suoi pensieri detiene la chiave per qualsiasi situazione e custodisce quell'elemento trasformatore e rigeneratore grazie al quale può fare di sé ciò che vuole. L'uomo è sempre il padrone, anche nei momenti di più grande debolezza e senso d'abbandono. Però, nello svilimento e nella debolezza si comporta come un cattivo padrone che trascura la sua casa. Quando inizia a riflettere sulla sua condizione e a trovare diligentemente la legge sulla quale il suo essere si fonda, allora egli diventa un padrone saggio che dirige le sue energie con intelligenza, orientando i pensieri e rivolgendoli verso i migliori argomenti. In tal modo, l'uomo può diventare signore cosciente, scoprendo dentro sé le leggi del pensiero. Tale scoperta è un processo composto unicamente di autoanalisi, applicazione ed esperienza. Solo cercando e setacciando a lungo si possono rinvenire oro e diamanti, e l'uomo può recuperare qualsiasi verità connessa al suo essere, scavando profondamente nella miniera della sua anima. Solo così capirà che è il creatore del proprio carattere, della propria realtà e del proprio destino.
Egli può infallibilmente mettersi alla prova se osserverà, controllerà e modificherà i suoi pensieri, tracciando i loro effetti su di sé, sugli altri, sulla propria vita e sulle circostanze, unendo cause ed effetto con paziente indagine e utilizzando le proprie esperienze, anche le più banali e quotidiane, egli può raggiungere la conoscenza di se stesso che consiste nella comprensione, nella saggezza e nella capacità. La legge assoluta va in questa direzione e sostiene: colui che cerca trova, e per chi bussa, la porta sarà aperta. Solo con pazienza, pratica e perseveranza l'uomo può accedere alla porta del tempio della saggezza. 2. L'effetto del pensiero sulle circostanze. La mente dell'uomo si potrebbe paragonare a un giardino, coltivato con diligenza oppure abbandonato allo stato selvaggio. In ogni caso, coltivato o trascurato, esso darà dei frutti. Se non si piantano dei buoni semi, allora prospereranno semi inutili e riprodurranno la loro inutile specie. Così come un giardiniere coltiva il suo terreno, sradicando le erbacce e lasciando crescere fiori e alberi da frutto di cui ha bisogno, così un uomo cura il giardino della sua mente, strappando via ciò che di sbagliato, di inutile e di impuro si annida fra i pensieri, e coltivando alla perfezione i fiori e i frutti dei pensieri giusti, utili e puri. Seguendo questo metodo, l'uomo, presto o tardi, scopre di essere il maestro giardiniere della propria anima, padrone della propria vita. Egli rivela anche, nella sua interiorità, le leggi del pensiero e comprende, con un'esattezza sempre più cristallina, come la forza del pensiero e gli elementi della mente operino sulla formazione del carattere, delle circostanze e del destino. Pensiero e carattere sono una cosa sola, e poiché è esclusivamente attraverso l'ambiente e le circostanze che il carattere si può scoprire e quindi manifestare, le condizioni esterne della vita saranno sempre l'effetto dello stato interiore di ciascuno di noi. Questo non vuol dire che le circostanze in cui si trova un uomo in un dato momento della sua vita siano un'indicazione di tutto il suo carattere, ma che quelle circostanze sono così intimamente connesse agli elementi del suo pensiero vitale che in quel momento sono indispensabili per il suo sviluppo. Ogni uomo si trova in una data situazione a causa della legge del proprio essere. I pensieri che ha costruito col suo carattere lo hanno condotto dove si trova. Non ci sono elementi lasciati al caso nelle circostanze della sua vita. Tutto è il risultato di una legge che non commette errori. Tale tesi può essere applicata sia a coloro che non si sentono in armonia con l'ambiente circostante, sia a coloro che invece vivono in armonia con il proprio ambiente. Come ogni essere che evolve e progredisce, l'uomo vive una determinata situazione per imparare e per crescere, imparando una nuova lezione spirituale da ogni circostanza che gli tocca affrontare. L'uomo si considera vittima delle circostanze esterne, ma quando si accorgerà del potenziale creativo che possiede e del fatto che può controllare e guidare le risorse più nascoste del suo essere, allora diverrà padrone di se stesso. Le circostanze nascono dal pensiero, come sa bene chiunque abbia praticato, per breve o lungo tempo, l'autocontrollo e l'autopurificazione. Tale persona si sarà resa conto che il cambiamento delle circostanze è avvenuto in esatto accordo con i suoi mutamenti mentali. Ciò corrisponde al vero, poiché quando un uomo si adopera per rimediare con sincerità i difetti del proprio carattere, egli produce un rapido e netto cambiamento di sé e delle circostanze. L'anima attrae ciò che segretamente già contiene in sé, sia quel che ama, sia quel che teme. Può raggiungere la vetta delle proprie aspirazioni o abbassarsi al livello dei più sfrenati desideri. Le circostanze non sono che il mezzo con cui l'anima riceve ciò che ha già. Ogni singolo seme e pensiero gettato nella mente e lasciato lì a mettere radici
fiorirà presto o tardi in un'azione e donerà il suo frutto di opportunità e circostanze. I buoni pensieri daranno buoni frutti, i cattivi pensieri daranno frutti cattivi. Nel mondo interiore del pensiero si plasma quello esteriore delle circostanze, ed esse sono fondamentali per il bene ultimo di una persona, piacevoli o spiacevoli che siano. In quanto mietitore del proprio raccolto, l'uomo impara sia dalla sofferenza che dal benessere. Seguendo i desideri più intimi, le aspirazioni, i pensieri da cui egli si lascia dominare, seguire il fuoco fatuo dell'immaginazione o camminare con fermezza lungo la strada della perseveranza, salda ed elevata, un uomo raggiunge la realizzazione nelle condizioni esterne della sua vita, ottenendo in ogni campo le leggi della crescita e del soddisfacimento dei suoi bisogni. Non si finisce in prigione per la tirannia del destino o delle circostanze, ma perché si è scelto di percorrere un sentiero di pensieri e desideri abietti. Un uomo dalla mente pura non cade improvvisamente vittima del crimine per via di qualche forza esterna. Il pensiero criminale covava a lungo nel suo cuore e il momento più opportuno ha rivelato il suo potere nascosto. Le circostanze non fanno l'uomo, lo rivelano. Queste conseguenze non si trasformano in virtù senza il mantenimento delle aspirazioni umane e non degradano in vizio senza una viziosa inclinazione dell'individuo. L'uomo, dunque, è signore e padrone del pensiero, autore di sé e dell'ambiente che lo circonda. Già dalla nascita, l'anima prende possesso del suo io interiore e a ogni passo del suo pellegrinaggio terreno attrae a sé circostanze esterne, riflesso della propria purezza, della propria impurità, della propria forza e della propria debolezza. Gli esseri umani non attraggono ciò che vogliono, ma ciò che sono. I loro capricci, le loro fantasie e ambizioni subiscono ostacoli nel corso della vita. Tuttavia, i loro desideri e pensieri più intimi si nutrono di se stessi, buoni o cattivi che siano. La divinità che dà forma ai nostri propositi, William Shakespeare, Amleto, è dentro di noi, è proprio il nostro essere. L'uomo si mette le manette da solo. Pensiero e azione sono i carcerieri del destino. Essi imprigionano il nostro essere vile, ma sono anche angeli della libertà. Liberano il nostro essere nobile. L'uomo non ottiene ciò che desidera grazie alle preghiere, ma grazie alla rettitudine. Le preghiere e i desideri avranno una risposta solo quando saranno in armonia con i pensieri e le azioni. Alla luce di questa verità, cosa significa dunque lottare contro le circostanze? Significa che un uomo è in costante rivolta contro un effetto esterno, mentre per tutto il tempo nutre e rinforza la causa custodita nel proprio cuore. Questa causa potrebbe assumere la forma di un vizio deliberato o di una debolezza inconscia. Qualunque cosa sia, essa ostacola gli sforzi del suo possessore e grida a gran voce di essere ascoltata. Gli uomini sono ansiosi di migliorare le circostanze della propria vita, ma sono riluttanti a cambiare se stessi. Continuano così a restare bloccati. Chi non teme il sacrificio non può fallire il raggiungimento dell'obiettivo su cui si fonda il proprio cuore. Ciò vale per le cose terrene come per quelle celesti. Anche l'uomo, il cui unico scopo è quello di accumulare ricchezze, deve essere pronto a fare grandi sacrifici personali prima di portare a termine il suo obiettivo. Ancora più importante è questa regola per chi intende condurre una vita sana ed equilibrata. Prendiamo un uomo drammaticamente povero. Egli è ansioso di poter migliorare la comodità della sua casa e l'ambiente circostante, ma non fa che lavorare svogliatamente e crede sia giusto così ingannare il padrone con la scusa del salario troppo basso. Un uomo simile non ha compreso i più semplici rudimenti che stanno alla base della vera prosperità. Non solo perciò è inadatto a risollevarsi dalla miseria, ma con simili pensieri ingannevoli, indolenti e vigliacchi,
attrae a sé altra povertà, in quantità ancora maggiore. Immaginiamo un uomo molto ricco, vittima di una malattia da cui è difficile guarire, la golosità. È disposto a spendere grandi quantità di denaro per liberarsene, ma non a sacrificare i desideri legati alla golosità. Pretende la salute, ma non sa fare a meno di cibi grassi e poco naturali. Un uomo del genere è completamente incapace di essere in salute, perché non ha ancora imparato quali siano i principi di una vita sana. Facciamo l'esempio di un datore di lavoro che utilizza mezzi disonesti pur di non pagare il salario completo ai suoi lavoratori, sperando di aumentare i propri profitti. Quest'uomo è totalmente inadatto alla prosperità. E quando si troverà in bancarotta, sia economicamente che dal punto di vista della reputazione, darà colpa alle circostanze, ignorando il fatto che è lui soltanto il responsabile di tale situazione. Ho scelto questi tre casi per dimostrare come l'uomo sia la causa, quasi sempre inconsapevole, delle proprie circostanze e che pur aspirando a un buon fine non farà che frustrarne la realizzazione con pensieri e desideri che male si armonizzano con tale fine. Potrei continuare all'infinito con altri esempi, ma non è necessario. Il lettore, se vuole, può esercitarsi a tracciare la catena di cause ed effetti che regolano le leggi del suo pensiero. Se lo fa, noterà che non può partire unicamente dagli elementi esterni della propria vita, ma che ogni circostanza esterna, risalendo la catena di causa ed effetto, lo porterà al proprio pensiero, a elementi interni. Tuttavia le circostanze sono talmente complicate, il pensiero è così profondamente radicato e le condizioni per la felicità così variabili da individuo a individuo, che la condizione totale dell'anima di un uomo non può essere giudicata da un'altra persona in base alle condizioni esteriori. Un uomo può essere onesto per certi aspetti e nonostante questo soffrire di privazioni. Un altro può essere disonesto per certi aspetti ma acquisire ricchezza. La conclusione secondo cui un uomo fallisce a causa della sua onestà e un altro si arricchisce grazie alla sua disonestà è il risultato di un giudizio superficiale che considera l'onesto completamente virtuoso e il disonesto completamente corrotto. Alla luce di una conoscenza più profonda e di una più ampia esperienza dell'esistenza, tale concetto risulta errato. L'uomo disonesto può possedere mirabili virtù che l'altro magari non ha. E l'onesto può avere dei vizi detestabili che l'altro non ha. L'uomo onesto raccoglie buoni risultati dai suoi pensieri e dagli atti onesti, ma porta su di sé anche le sofferenze causate dai suoi vizi. L'uomo disonesto accumula allo stesso modo la propria sofferenza e felicità. La vanità umana è solita far credere che una persona debba necessariamente soffrire per la propria virtù. Finché però non estirpa ogni pensiero impuro, amaro e malsano dalla sua mente, e finché non ripulisce la propria anima, non saprà riconoscere e poi dichiarare che le sofferenze sono il risultato delle buone qualità e non di quelle cattive. Nel sentiero verso la perfezione suprema, molto prima di poterla raggiungere, l'uomo incontra la grande legge, che è assolutamente equanime e che non confonde il bene con il male o il male con il bene. Allora egli, con una simile conoscenza, guardando a un passato di cecità e ignoranza, saprà che la sua vita d'ora in poi sarà giustamente ordinata e che le passate esperienze, quelle positive e quelle negative, sono state il giusto risultato del suo cammino evolutivo. I buoni pensieri e le buone azioni non possono produrre cattivi risultati. I cattivi pensieri e le cattive azioni non possono produrre buoni risultati. È come dire che dal mais non si ottiene altro che mais, o che dalle ortiche non si ricavano che ortiche. Nel mondo della natura gli uomini accettano questa legge e con essa lavorano. Pochi tuttavia la comprendono nel mondo mentale e in quello morale, anche se il suo funzionamento è altrettanto semplice e invariabile, e perciò non cooperano con essa. La sofferenza è sempre la conseguenza del pensiero sbagliato in qualche direzione.
è un segnale che indica l'assenza di armonia di un individuo con se stesso, con la legge del suo essere. L'impiego esclusivo ed estremo della sofferenza è quello di purificare, di bruciare tutto ciò che è inutile e impuro. Non ci sarebbe motivo di bruciare l'oro quando le impurità sono state eliminate e un essere perfettamente puro e illuminato non può soffrire. Le circostanze cui va incontro un uomo sofferente sono il risultato della sua mancanza di armonia mentale. Le circostanze cui va incontro un uomo pieno di beatitudine sono il risultato dell'armonia della sua mente. La felicità, non la ricchezza tangibile, è la misura del pensiero corretto. La miseria, non la mancanza di beni materiali, è la misura del pensiero sbagliato. Un uomo può essere maledetto ma ricco, può essere benedetto ma povero. Felicità e ricchezza si uniscono solo quando sono spese correttamente e con intelligenza. E il povero cade in miseria solo quando interpreta il suo destino come un fardello imposto ingiustamente. Indigenza e indulgenza sono i due estremi della miseria. Entrambe ugualmente innaturali sono il risultato del disordine mentale. Un uomo non è realizzato finché non è un essere felice, sano e benestante. E felicità, salute e benessere sono il risultato di un rapporto armonioso dell'io interiore con quello esteriore, dell'uomo con il suo ambiente. Un uomo comincia a essere tale soltanto quando smette di lamentarsi e di insultare ogni cosa e inizia a cercare la giustizia celata che regola la sua vita. In tal modo adatta la propria mente a questo fattore regolatore e cessa di scaricare sugli altri le cause della propria condizione, iniziando a costruire se stesso con pensieri forti e nobili. Inoltre, smette di addossare la colpa alle circostanze e comincia a utilizzarle come aiuto per il suo progresso e come un mezzo per scoprire i poteri nascosti e le possibilità custodite dentro di sé. È la legge il principio dominante nell'universo, non il caos. La giustizia, non l'ingiustizia, è l'anima e la sostanza della vita. La rettitudine è la forza in movimento che governa il mondo spirituale, non la corruzione. Le cose stanno così. E a noi non spetta che imboccare la giusta strada per capire che l'universo è perfetto. E durante questo processo ci accorgeremo che cambiando il modo di pensare le cose e le altre persone, le cose e le altre persone cambieranno verso di noi. La prova di questa verità è in ogni persona. Ed è facile verificarla con l'autoanalisi e un'onesta introspezione. Lasciate che i vostri pensieri mutino radicalmente e sarete colpiti dalla rapida trasformazione delle condizioni materiali della vostra vita. Siamo convinti che i pensieri non abbiano effetti concreti. Ma non è vero. I pensieri si cristallizzano rapidamente in abitudini e le abitudini si materializzano in circostanze. Pensieri bestiali si cristallizzano in abitudini malsane, che si materializzano in circostanze di miseria e malattia. Pensieri impuri si cristallizzano in abitudini snervanti e confuse, che si materializzano in circostanze avverse e distrazioni. Pensieri paurosi, pieni di dubbi o indecisioni, si cristallizzano in abitudini deboli, vili e di irrisolutezza, che si materializzano in circostanze di fallimento, indigenza e dipendenza servile. Pensieri pigri si cristallizzano in abitudini disoneste, che si materializzano in circostanze di miseria. Pensieri d'odio e condanna si cristallizzano in abitudini di accusa e violenza, che si materializzano in circostanze di conflitti, ingiurie e persecuzioni. Pensieri egoistici si cristallizzano in abitudini di ricerca esclusiva di sé, che si materializzano in circostanze sempre più dolorose. Allo stesso modo, pensieri puri si cristallizzano in abitudini di sobrietà e autocontrollo, che si materializzano in circostanze di riposo e pace. Pensieri di coraggio
fiducia in se stessi e decisione, si cristallizzano in abitudini virili, che si materializzano in circostanze di successo, abbondanza e libertà. Pensieri energici si cristallizzano in abitudini di energia e produttività, che si materializzano in circostanze piacevoli. Pensieri gentili e di perdono si cristallizzano in abitudini benevole, che si materializzano in circostanze di protezione e conservazione. Pensieri d'amore e privi di egoismo si cristallizzano in abitudini di gratitudine e generosità, che si materializzano in circostanze di prosperità e ricchezza autentica, sicura e permanente. Un particolare pensiero nel quale si persista, buono o cattivo che sia, produce sempre degli effetti in termini di carattere, abitudini e circostanze. Un uomo non può scegliere in modo diretto le circostanze esterne della propria vita, ma può governare i propri pensieri e plasmare in tal modo, indirettamente, tali circostanze. La natura guida ognuno di noi alla realizzazione dei nostri pensieri, che dobbiamo valorizzare, e le opportunità che si presentano generano pensieri con maggior rapidità, sia quelli cattivi che quelli benevoli. Basta che eliminiamo i pensieri negativi e tutto il mondo si ammorbidirà nei nostri confronti e tutti saranno pronti a venirci in aiuto. Basta che gettiamo via i pensieri di debolezza e malattia e le opportunità sbocceranno su ogni mano che ci sosterrà nelle nostre ferme risoluzioni. Basta che stimoliamo i buoni pensieri e nessun destino avverso ci condurrà alla disgrazia. Il mondo è il nostro caleidoscopio e le varie combinazioni di colore che ci si presentano sono le proiezioni dei nostri pensieri, perennemente in movimento. Sei come pensi di essere. Lascia che il fallimento fugga altrove e che il tuo spirito resti libero e conquisti ciò che merita. Domina il tempo, conquista lo spazio. Intimorisci quel vanaglorioso ingannatore, il fato. Dichiara la tiranna sorte deposta e asservita. La volontà umana, quella forza invisibile, frutto di un'anima immortale, può aprire la strada verso qualunque traguardo, anche se pareti granitiche dovessero ostacolarla. Non essere impaziente se sembra tardi, ma attendi come colui che comprende. Quando lo spirito si innalza e ordina, gli dèi sono pronti all'obbedienza. 3. L'effetto del pensiero sul corpo e sulla salute. Il corpo è il servitore della mente. Obbedisce alle operazioni della mente, sia che vengano espresse deliberatamente, sia che vengano ordinate automaticamente. All'apparire di pensieri negativi, il corpo sprofonda immediatamente nella malattia e nel decadimento. Al sorgere di pensieri felici e allegri, si riveste di bellezza e gioventù. Così come le circostanze della nostra vita, anche la malattia e la salute sono radicate nel pensiero. Pensieri non sani si materializzeranno in un corpo non sano. Si sa che i pensieri di paura hanno ucciso con la rapidità di un proiettile e stanno ancora mietendo migliaia di vittime, sebbene con minore velocità. Le persone che vivono in ansia e malattia sono quelle che soccombono. L'ansia demoralizza tutto il corpo e spalanca le porte alla malattia. Allo stesso modo, i pensieri impuri, anche se non coinvolgono il piano fisico, manderanno presto in frantumi il sistema nervoso. I pensieri forti, puri e felici irrobustiscono il corpo rendendolo vigoroso e colmo di grazia. Il corpo umano è uno strumento delicato e flessibile che risponde prontamente ai pensieri che in esso si imprimono. Le abitudini del pensiero producono su esso i propri effetti, quelli buoni e quelli cattivi. Continueremo ad avere il sangue avvelenato e impuro finché non cambieremo i nostri pensieri. Da un cuore pulito si ottengono un corpo e una vita puliti.
Da una mente senza onore derivano un corpo corrotto e una vita disonorata. Il pensiero è la fonte dell'azione, della vita e della manifestazione. Se la fonte è pura, ogni cosa lo sarà. Un cambio di dieta non aiuterà colui che non cambierà i suoi pensieri. Quando un uomo ha pensieri puri, non vorrà cibo che non sia altrettanto puro. Da pensieri puliti scaturiscono abitudini pulite. Chi si dice santo ma non desidera lavare il suo corpo, non è santo. Colui che ha irrobustito e purificato i propri pensieri non deve preoccuparsi di un microbo malevolo. Se volete proteggere il vostro corpo, sorvegliate la vostra mente. Se volete rinnovare il vostro corpo, rinnovate la vostra mente. Pensieri di malizia, invidia, delusione, scoraggiamento privano il corpo della salute e della grazia. Non è per via del caso che un volto si carica di amarezza. È la conseguenza dei pensieri agri. Quelle rughe che rovinano il volto provengono dalla passione, dalla superbia e dalla follia. Conosco una donna di 96 anni che possiede un viso luminoso e innocente di ragazza. Conosco un ragazzo ancora giovane nel cui volto è scomparsa l'armonia. La prima è il risultato di una predisposizione alla dolcezza e alla solarità. Il secondo dell'eccessiva passione e dello scontento. Così come non si può pretendere di avere una dimora assolata e sana se non si aprono le finestre per arieggiare e fare entrare la luce, così un corpo sano e un viso solare non possono che dipendere da una mente aperta a pensieri di gioia, serenità e volontà. Sui volti di molti anziani si leggono rughe scolpite dalla simpatia, altre dal pensiero solido e puro, e altre ancora scavate dalla brama. Come non distinguerle? Per coloro che hanno vissuto con rettitudine, la vecchiaia è pacifica, calma, dolce e leggera, come il sole al tramonto. Recentemente ho visto un filosofo sul letto di morte. La sua vecchiaia era solo anagrafica. Si è spento dolcemente e serenamente, così come aveva vissuto. Non c'è medico migliore per curare i malanni del corpo dei pensieri allegri. Niente è più confortante della buona volontà per disperdere le ombre delle pene e del dispiacere. Convivere con persistenti pensieri di malessere, cinismo, sospetto e invidia è come costruirsi una prigione e restarvi rinchiusi. Pensare positivamente di tutto e di tutti, stare allegri, imparare pazientemente a vedere il buono delle cose con pensieri privi di ogni egoismo, dischiude le porte del cielo. Coltivare giorno per giorno pensieri di pace verso ogni creatura restituirà infine pace in abbondanza. 4. Pensiero e proposito. Fino a che pensiero e proposito non saranno uniti, non si conseguirà nulla di efficace. La maggior parte delle persone lascia che la barca del pensiero vada alla deriva nell'oceano della vita. Coloro che non hanno un obiettivo nella vita cadono facilmente preda delle più meschine preoccupazioni, delle paure, dei problemi e delle autocommiserazioni, tutte spie di debolezza che conducono al fallimento, all'infelicità e alla perdita, poiché in un universo potente e in continua evoluzione, la debolezza ha vita breve. Ognuno di noi dovrebbe avere nel cuore un traguardo e prefiggersi di raggiungerlo. Dovrebbe rendere tale scopo il fulcro centrale dei suoi pensieri. Tale traguardo può assumere la forma di un ideale spirituale o può essere un obiettivo mondano, a seconda del nostro modo di essere, ma qualunque cosa sia, ognuno di noi dovrebbe costantemente concentrare le forze del proprio pensiero su tale oggetto, trasformarlo nel dovere supremo, dedicarsi alla sua realizzazione, non permettendo che i pensieri si perdano dietro effimeri desideri e fantasie. Questa è la strada maestra per l'autocontrollo e la vera concentrazione del pensiero. Anche se faremo degli errori nel raggiungimento dello scopo, e li faremo necessariamente finché non avremo superate le nostre debolezze, la forza di carattere acquisita sarà la misura del nostro vero successo.
e questo costituirà un nuovo punto di partenza per la nostra futura forza e il nostro futuro trionfo. Coloro che non sono preparati alla comprensione del grande proposito dovrebbero concentrare i loro pensieri sul corretto compimento del proprio dovere, anche se ai loro occhi sembrasse una cosa di poco conto. Solo così i pensieri si possono raccogliere e focalizzare, sviluppando energia e risoluzione. Realizzato questo, non c'è niente che non si possa realizzare. Un'anima debole, conscia della propria debolezza, avendo fede nel fatto che la forza si può sviluppare soltanto con sforzo e allenamento, riuscirà, con progressivo esercizio, sforzo su sforzo, pazienza su pazienza, forza su forza, a diventare divinamente vigorosa. Come l'uomo fisicamente debole può rinvigorirsi con l'allenamento, così chi possiede pensieri deboli può rafforzarsi esercitandosi con il pensiero positivo. Scacciare la debolezza e la mancanza di uno scopo nella vita e iniziare a pensare a un obiettivo vuol dire entrare nella schiera dei forti, di coloro che riconoscono il fallimento solo come una delle vie per raggiungere il proprio traguardo, che sanno sfruttare tutte le condizioni a proprio vantaggio, che pensano con forza, che non hanno paura di tentare, giungendo magistralmente alla realizzazione. Scelto un obiettivo, l'uomo dovrebbe imporsi mentalmente una retta via senza distrarsi. Dubbi e timori dovrebbero essere rigorosamente esclusi. Sono elementi distruttivi che interrompono la strada diritta dello sforzo, rendendola inutile, piegandola, annullando la sua efficacia. I pensieri dubbiosi e le paure non hanno mai portato a niente e non possono farlo. Conducono sempre all'insuccesso. Propositi, energia, buona volontà e tutta la forza periscono quando si sono insediati il dubbio e la paura. La volontà scaturisce dalla conoscenza di ciò che possiamo fare. Dubbio e timore sono grandi nemici della conoscenza e chi li incoraggia e non li combatte è ostacolato a ogni passo. Chi ha sconfitto il dubbio e la paura ha sconfitto il fallimento. Ogni suo pensiero è allineato con il potere e tutte le difficoltà sono coraggiosamente affrontate e saggiamente superate. I suoi propositi sono piantati in ogni stagione ed essi fioriscono e restituiscono frutti succosi che non cadono prematuramente sul terreno. Il pensiero che si allinea senza paura al proposito diviene una forza creativa. Chi è a conoscenza di questo è pronto per diventare qualcosa di più elevato e forte di un mero cumulo di pensieri e sensazioni fluttuanti. Chi fa questo è diventato signore cosciente e intelligente dei propri poteri mentali. 5. Il pensiero nel conseguimento dello scopo. Tutto quello che raggiungiamo o non raggiungiamo è il risultato del nostro modo di pensare. In un universo giustamente ordinato, nel quale la perdita di equilibrio significherebbe distruzione, la responsabilità individuale deve essere totale. La debolezza e la forza, la purezza e l'empietà di una persona sono soltanto sue e di nessun altro. Ce le siamo create da noi stessi, non grazie ad altri. E possono essere alterate soltanto da noi stessi e mai da altri. La nostra sofferenza e la nostra felicità si evolvono dal nostro interno. Come pensiamo, così siamo. Come continuiamo a pensare, così restiamo. Un uomo forte non può aiutare un debole, a meno che questo non voglia essere aiutato. Allora il debole deve diventare forte a sua volta. Egli deve, con le sue forze, sviluppare la stessa forza che ammira nell'altro. Nessuno tranne lui può alterare la sua condizione. Si usa dire: molti uomini sono schiavi perché c'è un oppressore. Odiamo l'oppressore. Ne esistono altri, tuttavia, che dicono: ci sono oppressori perché ci sono gli schiavi. Disprezziamo gli schiavi. La verità è che oppressore e schiavi collaborano l'uno con l'altro nell'ignoranza.
E mentre sembra che si danneggino a vicenda, in realtà ognuno di loro non fa che danneggiare se stesso. Una perfetta conoscenza percepisce l'azione della legge nella debolezza dell'oppresso e nel potere male applicato dall'oppressore. Un amore perfetto vede la sofferenza dei due stati e non li condanna. Una perfetta compassione li abbraccia entrambi. Colui che ha sconfitto la debolezza e ha scacciato i pensieri egoisti non è né un oppressore né un oppresso. È un uomo libero. Un uomo può solo risorgere, conquistare e raggiungere il proprio scopo, elevando i propri pensieri. Rifiutandosi di farlo, resterà debole, abietto e miserabile. Prima che una persona possa cercare qualsiasi cosa, compresi i beni mondani, deve elevare i suoi pensieri al di sopra della schiavitù bestiale. Non deve affatto, se desidera raggiungere lo scopo, abbandonare del tutto la sua animalità e il suo egoismo. Almeno una parte di essi deve essere però sacrificata. Un uomo il cui pensiero predominante è a livello bestiale non può pensare con chiarezza né pianificare con metodo. Non può trovare né sviluppare le sue risorse latenti e fallirà sempre. Senza aver iniziato a controllare i propri pensieri, non è in grado di controllare le situazioni che si presentano e di assumere serie responsabilità. Non è preparato ad agire in modo indipendente e per proprio conto. Tuttavia, è sempre e solo limitato dai pensieri che sceglie di pensare. Non ci può essere progresso né raggiungimento dello scopo senza sacrificio. E il successo mondano di un uomo sarà la misura con cui sarà capace di sacrificare i suoi confusi pensieri animali e fissare la mente sul conseguimento dei suoi obiettivi e sul rafforzamento della fiducia in se stesso. Quanto più eleverà i propri pensieri, tanto più risoluto, onesto e virtuoso egli diverrà. Maggiore sarà l'esito che conquisterà, più felici e duraturi saranno i suoi risultati. L'universo non favorisce gli avari, i disonesti e i viziosi, anche se a prima vista può apparire così. Aiuta i virtuosi, i magnanimi e gli onesti. Tutti i grandi maestri lo hanno dichiarato in diversi modi. E per provarlo e sperimentarlo, dobbiamo persistere nel diventare ogni giorno più virtuosi, elevando i nostri pensieri. Gli obiettivi intellettuali sono il risultato del pensiero consacrato alla ricerca della conoscenza, del bello e del vero nella vita e nella natura. Talvolta questi obiettivi possono essere collegati alla vanità e all'ambizione, ma non ne sono il risultato. Essi sono invece il risultato naturale di uno sforzo ampio e duraturo e di pensieri puri e liberi da ogni egoismo. Le realizzazioni spirituali sono il compimento di sacre aspirazioni. Chi è costantemente immerso in pensieri nobili ed elevati, chi è libero dall'egoismo, puro come il sole splendente e la luna piena, diventerà una persona dal carattere saggio e nobile e si innalzerà a una posizione di influenza e di felicità. Lo scopo, di qualunque tipo, è il coronamento dello sforzo, il diadema del pensiero. Con l'aiuto dell'autocontrollo, della risoluzione, della purezza, della rettitudine e di un pensiero ben indirizzato, l'uomo ascende. Con l'aiuto dell'animalità, dell'indolenza, dell'impurità, della corruzione e della confusione, l'uomo affonda. Un uomo può raggiungere il più importante successo mondano e persino superare le vette più elevate del regno spirituale e poi nuovamente precipitare nella miseria per colpa di pensieri arroganti, egoisti e corrotti, pronti a impossessarsi di lui. I vantaggi conquistati con il pensiero positivo si possono mantenere solo vigilando costantemente. Molti si lasciano andare quando raggiungono lo scopo prefissato e rapidamente falliscono. Tutti gli obiettivi che riguardino il lavoro, la sfera intellettuale o spirituale, sono il risultato di pensieri ben indirizzati, governati dalla medesima legge.
La sola differenza risiede nell'obiettivo che si persegue. Chi desidera un risultato di modeste dimensioni deve compiere piccoli sacrifici. Chi desidera di più deve sacrificare di più. Chi si pone un grande obiettivo deve compiere un grande sacrificio. 6. Visioni e ideali. I visionari sono i salvatori del mondo. Come il mondo visibile è sorretto da quello invisibile, così gli uomini, attraverso prove, peccati e sordide vocazioni, si nutrono delle felici visioni dei loro visionari e solitari sognatori. L'umanità non può trascurare i suoi visionari. Non può lasciare che i loro ideali svaniscano e muoiano. Vive in essi. Li riconosce come le realtà che un giorno vedrà e riconoscerà. Il compositore, lo scultore, il pittore, il profeta, il saggio sono i creatori del mondo che verrà, gli architetti del cielo. Il mondo è bello perché loro hanno vissuto. Senza di loro l'umanità perirebbe. Chi persegue una bella visione o un alto ideale nel suo cuore, un giorno lo realizzerà. Colombo ebbe la visione di un altro mondo e lo scoprì. Copernico ebbe la visione di una molteplicità di mondi e di un universo molto più ampio e li rivelò. Buddha ebbe la visione di un mondo spirituale di inossidabile bellezza e pace perfetta e li realizzò. Coltiva le tue visioni. Coltiva i tuoi ideali. Coltiva la musica che si muove nel tuo cuore, la bellezza che plasma la tua mente, la leggiadria che rende i pensieri più puri, poiché da essi sgorgeranno condizioni di vita deliziose. Tutto l'ambiente che ti circonda sarà paradisiaco. Di ogni abbondanza, se rimarrai fedele a questi principi, il tuo mondo finalmente sarà pieno. Desiderare significa ottenere. Aspirare significa raggiungere. I nostri desideri più bassi possono ricevere la massima misura di gratificazione e le nostre aspirazioni più pure perire per mancanza di sostentamento? Impossibile. Questa non è la legge. Non è con tali condizioni che si otterrà il chiedi e ti sarà dato. Fai grandi sogni e diventerai ciò che sogni. La tua visione è la promessa di ciò che un giorno sarai. Il tuo ideale è la profezia di ciò che alla fine rivelerai. In un primo momento, il più grande traguardo finale era un sogno. La quercia è già presente nella ghianda. L'uccellino aspetta nell'uovo. E nella visione più elevata risiede un angelo. I sogni sono i semi della realtà. Le tue circostanze possono essere spiacevoli, ma non continueranno a esserlo per molto tempo se sei consapevole del tuo ideale e ti sforzi di raggiungerlo. Non può che crescere dentro di te e non può che manifestarsi all'esterno. Immaginiamo un giovane compresso dalla povertà, confinato a lavorare molte ore in un luogo malsano, volgare, privo di raffinatezza. Il giovane sogna qualcosa di meglio. Pensa all'intelligenza, alla raffinatezza, alla grazia e alla bellezza. Immagina una condizione di vita ideale, la costruisce mentalmente. La visione di una maggiore libertà e di un più grande traguardo si impossessa di lui. L'insofferenza lo spinge all'azione ed egli utilizza tutto il suo tempo libero e tutti i suoi mezzi, per quanto scarsi siano, per sviluppare i suoi poteri e le sue risorse latenti. Con la rapidità con cui ha cambiato la sua mente, il luogo in cui lavora non potrà più tenerlo incatenato. Ha smesso di seguire la sua vecchia mentalità, al punto che essa scompare dalla sua vita come un abito vecchio. E con le nuove opportunità che si aggiungono ai suoi poteri in espansione, egli ha potuto dare una svolta alla sua vita. Possiamo vederlo, anni più tardi, da uomo adulto, grande padrone delle forze della sua mente, con le quali brandisce il mondo e lo influenza. Nelle sue mani stringe redini di grande responsabilità. Parla
e sa cambiare la vita di chi ascolta. Donne e uomini, grazie alle sue parole, modellano i propri caratteri. E come il sole, egli diventa un centro fisso e luminoso attorno a cui ruotano innumerevoli destini. Ha realizzato la visione della propria giovinezza. È diventato un tutt'uno con il proprio ideale. Anche tu, caro lettore, realizzerai la visione del tuo cuore, non i desideri frivoli. Sia rozza o grandiosa, o entrambe, essa graviterà sempre verso ciò che tu, segretamente, ami di più. Nelle tue mani ci saranno gli esatti risultati dei tuoi pensieri. Riceverai quello che hai guadagnato, né più né meno. Quale che sia l'ambiente in cui ti trovi, sempre fallirai o avrai successo. Cadrai in basso o ti eleverai grazie ai tuoi pensieri, alla tua visione, al tuo ideale. Diventerai piccolo come il tuo desiderio arrogante, grande come la tua aspirazione predominante. Come nelle belle parole di Stanton Kirkham Davis: puoi uscire ora da quella porta che per troppo tempo è stata una barriera per i tuoi ideali. Troverai te stesso davanti alla gente. La penna ancora sull'orecchio, l'inchiostro sulle dita, ed ecco che lì sgorgerà il torrente della tua ispirazione. Potresti star pascolando le pecore e vagare per la campagna trasognante. Ti aggirerai nello studio del maestro sotto la guida del suo spirito, fino a quando non dirà: non ho più niente da insegnarti. E ora sarai diventato tu il maestro, che poco tempo prima sognava grandi cose mentre pascolava le pecore. Puoi gettare la pialla e la sega per caricarti sulle spalle la rigenerazione del mondo. Gli avventati, gli ignoranti e gli indolenti, poiché vedono solo gli effetti apparenti delle cose e non le cose stesse, parlano di fortuna, di destino e di caso. Quando un uomo si arricchisce, esclamano: «Che uomo fortunato!» Guardando un altro diventare un grande intellettuale, dicono: ha avuto il destino dalla sua parte. Notando il carattere santo e la grande influenza di un altro, commentano: come lo ha aiutato il caso. Non vedono le prove, gli insuccessi, i grandi sforzi con i quali questi uomini si sono confrontati volontariamente per acquisire esperienza. Non sanno dei sacrifici che hanno fatto, dell'impegno imperturbabile che hanno portato avanti, della fede dimostrata per sopportare ciò che sembrava impossibile e per realizzare la visione del loro cuore. Le persone comuni ignorano l'oscurità e le pene. Le sole cose che vedono sono la luce e la gioia, e le chiamano fortuna. Non vedono il lungo e arduo cammino, solo il mero risultato, e lo chiamano destino favorevole. Non vedono il processo, ma solo la meta, e la chiamano caso. In tutte le faccende umane ci sono solo sforzi e risultati. E la potenza dello sforzo è la misura del risultato. Il caso non esiste. I doni, i poteri, le acquisizioni materiali, intellettuali e spirituali sono i frutti dello sforzo. Sono pensieri materializzati, obiettivi conseguiti, visioni realizzate. La visione che glorifica la tua mente, l'ideale che esalta il tuo cuore. Con questi principi costruirai la tua vita e in essi ti realizzerai. 7. Serenità. La calma della mente è una delle gioie più belle della saggezza. È il risultato di un lungo e paziente sforzo di autocontrollo. La sua presenza è indice di esperienza maturata e di una conoscenza straordinaria delle leggi del pensiero. Un uomo raggiunge la calma quando percepisce se stesso in quanto essere evoluto nel pensiero. Per ottenere questa conoscenza, deve capire che anche gli altri sono il risultato del pensiero. Non appena sviluppa una corretta comprensione e vede sempre più chiaramente le connessioni interne tra le cose,
cessa di agitarsi e arrabbiarsi, accantona le preoccupazioni e le sofferenze e diventa equilibrato, fermo e sereno. L'uomo calmo, fermo e sereno, avendo imparato a governare se stesso, sa come adattarsi agli altri. E questi, a loro volta, rispettano la sua forza spirituale e sentono di poter apprendere e fare affidamento su di lui. Più tranquillo diventa un uomo, maggiore sarà il suo successo, la sua capacità di influenzare gli altri, il suo potere sul bene. Anche un commerciante o un imprenditore prospereranno negli affari se conquisteranno un perfetto autocontrollo e svilupperanno la dote dell'equanimità, poiché la gente preferisce sempre fare affari con persone dalla condotta equilibrata. L'uomo sereno e rilassato è sempre amato e riverito. È come un albero che ristora con la sua ombra la terra assetata, come un riparo roccioso nel mezzo di una tempesta. Chi non ama un cuore tranquillo, una vita dolce, equilibrata e armoniosa? Non importa se c'è la pioggia o il sereno, o se altri cambiamenti soggiungeranno a chi possiede tali benedizioni. L'uomo saldo rimane sempre calmo, sereno e tranquillo. Questo squisito equilibrio caratteriale che chiamiamo serenità è il frutto dell'anima. La serenità è preziosa come la saggezza, più preziosa e desiderabile dell'oro. Quanto insignificante appare il denaro al confronto con una vita serena, una vita che dimora nell'oceano della verità, nella calma eterna. Quante persone conosciamo che rendono amara la propria vita, rovinano quanto di dolce e bello esiste con un carattere irascibile, che distruggono l'equilibrio del loro carattere avvelenandosi il sangue. La maggior parte delle persone rovina la propria vita e distrugge la propria felicità per assenza di autocontrollo. Quante poche persone abbiamo incontrato nella nostra vita che fossero equilibrate, dal temperamento raffinato e dal carattere perfetto. Sì, l'umanità ribolle di passioni incontrollate, scossa da dolori senza limiti, vittima di esplosioni di ansia e dubbio. Solo il saggio, colui i cui pensieri sono controllati e purificati, sottomette i venti e le tempeste dell'anima. Anime gettate nella tormenta, ovunque voi siate, in qualsiasi condizione viviate, ricordate che nell'oceano della vita vi sorridono isole di benedizione e la spiaggia luminosa del vostro ideale attende il vostro approdo. Mantenete la mano salda sul timone del pensiero. Sulla nave della vostra anima si trova il maestro che sa dare gli ordini. Egli c'è ma è assopito. Risvegliatelo. L'autocontrollo è la forza. Il pensiero leale è il dominio. La calma è il potere. Dite al vostro cuore: sii tranquillo. Grazie per aver ascoltato questo audiolibro. Questi che vedete sono i nostri libri. Mandala, 20 mandala decorativi da colorare, volume 1, volume 2 e volume 3. Sono in vendita su Amazon e il link in descrizione. In questo modo potrete aiutare la nostra associazione. La collana dei mandala decorativi da colorare è in copertina flessibile e in formato A4, facile da disegnare. Autore Lakshmi Satyabhama. Enjoy Patita Bhavana YouTube Channel Lifestyle. Arte, cultura e divertimento. La nostra associazione www.aspatitabhavana.com. Questi sono i nostri recapiti, la nostra pagina Facebook e il nostro gruppo Facebook. Iscriviti a questo canale YouTube così potrai sostenerci ed aiutarci e volendo anche ad acquistare qualche nostro libro. Grazie, al prossimo video, al prossimo audiolibro. Grazie a tutti voi.